Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo molto discusso in questo studio nelle settimane scorse. Tu hai titolato sul tuo giornale dopo la strage di Cutro, strage di Stato. Sì. Un titolo molto forte che è stato, come tu sai, molto criticato da esponenti di governo. Ma anche solo da Giorgia Meloni, perché esatto, quando faceva la conferenza stampa a Cutro e parlava dei titoli, alludeva ora, a quello. Da un lato io voglio dire subito che è stata usata in politica, perché appunto il famoso tweet che abbiamo ritrovato di Giorgia Meloni che accusava Renzi della stessa cosa vuol dire che è una parola che aveva già sdoganato il dibattito politico. Però io ti chiedo una cosa, avendola seguita questa vicenda, anche l'ultima, minuto per minuto, come così Cutro, ma piuttosto che strage di Stato non dovremmo dire strage di Stati? Perché davvero poi l'Italia è l'ultima catena di una quantità di indifferenze, anche come dire proprio di canagliate, francamente, che fanno gli altri paesi. Allora, è importante precisare il senso di quel titolo, no? Perché, al contrario di quello che ha sostenuto anche Giorgia Meloni, quando lo ha contestato, anche in conferenza stampa, nel Consiglio dei Ministri che ha fatto in Calabria dopo la strage, qui nessuno sta pensando, dicendo o scrivendo, perché io l'ho spiegato il senso di quel titolo in un editoriale, che il governo, dalla Presidente del Consiglio in giù, o la Guardia Costiera o la Guardia di Finanza, abbiano scientemente, in quella maledetta notte, di fronte alla consapevolezza e alla certezza che più di 100 persone stavano annegando, deciso di non fare nulla. Stanno annegando, lasciamo che anneghino. Ma questo non l'ha detto nessuno, non lo ha scritto nessuno. Strage di Stato fa riferimento a un, lo so che può apparire esagerato perché io non sono certo Pierpaolo Pasolini, ma ad uno scritto corsaro che quel grande intellettuale italiano pubblicò sul Corriere della Sera molti anni fa, quando scrisse per l'appunto: io so chi sono i responsabili delle stragi di Stato. E poi seguivano tutta una serie di altri fatti drammatici, di sangue e non di sangue, di quella stagione repubblicana nera. E lui concludeva dicendo: io so tutto questo, ma non ho le prove. Il senso era lo stesso, nessuno pensa che abbiano deciso di farli morire, ma è il clima che si respira in questo paese. Additare lo straniero come un nemico e arrivare a valle di un lungo racconto, di una lunga narrazione che è stata tutta impostata sul tema porti chiusi, blocchi navali, è finita la pacchia, aiutiamoli a casa loro. Alla fine è chiaro che determina un clima politico che spinge anche i decisori che in quei minuti devono assumere una scelta drammatica. Non gli uomini che sono in mare. Guarda, io ieri ho fatto vedere in diretta, purtroppo non è stato un salvataggio perché la persona era già morta, come la Guardia Costiera ha recuperato un corpo in mezzo agli scogli, una situazione di difficoltà in mare. Non c'è dubbio, però Mirta, è successo 2 settimane dopo la stessa cosa in acqua libica SAR, come si dice nel gergo, e la nostra Guardia di Finanza, che pure Guardia Costiera, scusami, che pure era informata, ha risposto: vabbè, sono problemi loro. Acqua libica SAR, facciano loro. La comunicazione è terminata con un bye bye. Allora, io non getto la croce addosso alla Guardia Costiera, però dico che un clima politico, purtroppo, spinge anche le persone migliori ad agire di conseguenza. E questo mi preoccupa. A proposito di clima politico,